I suoi anni 60 li trascorre in Puglia, un punto d'osservazione particolare delle contraddizioni del miracolo economico italiano. Ricordiamoci che il miracolo italiano è stato fatto sulla base di tante condizioni, anche internazionali che non ci sono più, ma anche sul fatto che la manodopera in Italia costava pochissimo, perché erano masse di braccianti, di contadini che emigravano a Milano, a Torino e che si accontentavano di poco. In quegli anni avvenne questo grandissimo fatto, che cioè questa massa prese coscienza di sé. Ci fu un enorme sviluppo del sindacalismo, ci furono dei grandi capi sindacali, a cominciare da Bruno Trentini, da Lama, quali presero la testa, e avvennero dei grandi fatti che rivelarono che cosa? Che poi tutto sommato, al dunque, questa nuova classe dirigente industriale non reggeva a una pressione troppo forte sui salari. E di qui le reazioni, anche feroci. Questa è la contraddizione fondamentale. Il 17 febbraio 1972 è eletto segretario del Partito Comunista Italiano, il cinquantenne Enrico Berlinguer. La grande ossessione di Berlinguer è dire: stiamo attenti, perché noi siamo arrivati al punto o diamo uno sbocco politico più avanzato, e quindi lui cercava l'accordo con Moro, oppure avremo una violenta reazione del sistema che non saremo in grado di controllare. Per noi l'austerità è il mezzo per contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale, di fondo, non congiunturale, e il cui carattere distintivo è lo spreco, lo sperpero, è l'esaltazione di particolarismi e dell'individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato. Io questo ero il suo braccio, l'ho vissuto proprio in prima persona. E noi non sapemmo risolvere questo problema, anche perché Moro fu ammazzato. Non è che si scherzava tanto poi. Ho appreso con grande commozione la notizia del crudele assassinio di Aldo Moro. Un grande dirigente democratico è caduto, trucidato da un'organizzazione di criminali terroristi. Quando viene ritrovato il corpo dell'onorevole Moro, il 9 maggio 1978, Alfredo Reichlin è tornato alla direzione dell'Unità da un anno. 20 anni dopo la sua prima direzione, trova un'Italia e un mondo profondamente mutati, ancora più difficili da raccontare. Noi abbiamo messo troppo tempo a capire che grande cambiamento avveniva con l'avvento di Reagan e della Thatcher. Cioè quando questa nuova destra mutava il rapporto tra la politica e l'economia, cioè intendeva governare, come ha governato in parte, la mondializzazione, finiva l'occidentalizzazione del mondo e governava il mondo con la finanza. E quindi con un potere neutro, che riduce gli uomini all'individuo, che non crede nella società, la famosa frase della signora Thatcher, la società non esiste, io conosco gli individui. A quel punto avviene uno squilibrio profondo tra la potenza dell'economia e il potere della politica, che invece non comanda. Secondo me questo è il punto, le nuove generazioni sentono questo, sentono che la politica non conta più niente, e finché noi non riporteremo in primo piano questo discorso, hanno ragione.
che la politica è occupata da una massa di imbroglioni e di mediocri, com'è attualmente. Non hai potere, mi becco il sottopotere. La battuta l'ho sentito tante volte, i mercati governano, i tecnici amministrano, i politici vanno in televisione. Proprio agli albori del neoliberismo promosso dalla Thatcher e da Reagan, la mattina del 1 aprile 1983, Alfredo Reichlin, con altri membri della direzione comunista, partecipa a un incontro a porte chiuse con alcuni esponenti del Partito Socialista Italiano. E tentammo di fare un accordo con Craxi. Io ho partecipato, insomma, eravamo in sei in tutto, una famosa giornata in cui ci chiudemmo nel villino delle Frattocchie con Craxi, Berlinguer e Craxi. Stemmo tutto il giorno e Craxi non aveva tutti i torti quando diciamo ragazzi, ma non esiste più in Italia una maggioranza comunisti socialisti. C'è un'Italia nuova la quale non sta più nei vecchi termini. Noi rischiamo di essere una minoranza, sia pure molto forte, ma non si governa l'Italia con un pura alleanza di sinistra. Io devo dire che Craxi aveva ragione. Naturalmente lui era un figlio di buona donna perché questo diceva questo e poi non faceva nulla come invece aveva fatto Mitterrand in Francia per andare incontro alle questioni reali, no? Anzi, si serviva dell'alleanza con la Democrazia Cristiana per costruire un potere parallelo che non ha nulla a che fare con gli interessi della sinistra. Costruiva un'idea di potere, di uomo solo al comando. Il PSI avanza alle elezioni del 26 giugno 1983. Craxi diventa presidente del Consiglio e il modello neoliberista trova sbocco anche in Italia. Gli anni Ottanta si chiudono con il crollo del muro di Berlino e la fine del blocco sovietico. Il PC si ritrova a misurarsi con la sua storia. Io non ho avuto esitazioni quando Occhietto decise il cambiamento del nome. E lì ruppi con tanta gente perché io pensavo che fosse necessario, che non aveva più senso continuare a chiamarsi Partito Comunista. Occhietto nella sua ingenuamente pensò, diceva, in Grau era il capo diciamo, della cosiddetta dell'area che non era in Spagna, tornava il giorno dopo e dice vai tu all'aeroporto e così gli parli, poi dopo prima che noi ci andai all'aeroporto, lui mi mandò a fare adesso non voglio dire parole che non, a quel paese brutalmente dice no, non sono d'accordo, ci batteremo e andiamo alla scissione. Speriamo, e ho concluso, speriamo compagni davvero di farcela. Questo è il mio ansioso augurio di testardo comunista italiano nell'interesse del paese, nella speranza non sopita del socialismo. A quel punto comincia questa storia che io non ho mai condiviso. E cioè che i problemi italiani che io ritengo allora e ritengo oggi e anche per quel periodo erano essenzialmente i problemi di un nuovo blocco sociale, si pensa di risolverli con le leggi elettorali e gli schieramenti, passare dalla proporzionale alla maggioritaria, tutte cose giuste, ma si è finiti da quel momento col concentrare l'attenzione non più tanto sulla rappresentanza ma sulla governabilità e continua con questa storia come se il paese, come se chi governa non avesse abbastanza mezzi per governare. Per governare devi ristabilire un rapporto con le masse profonde, le quali se ne sono andate da un'altra parte, non ti stanno più a sentire. Questa è lì ho capito
questa nuova generazione, nuova per allora, non aveva in testa questa questione. Pensava che il problema fosse fondamentalmente di governabilità. La democrazia è governante, se non c'è la forza di governo. Sì, anche cose vere, ma chi te la dà sta forza? Ho vissuto bene, sono in buona salute, ho conosciuto uomini di primo ordine, ho diretto giornali, riviste, ho conosciuto gli intellettuali italiani, mi sono anche molto divertito, perché mi sono anche piaciute le donne, ne ho conosciute. Quindi, e qui nasce la mia, chiudere rapidamente e senza troppe sofferenze.